Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Oggi video dove proviamo le novità. In realtà ne avevo già registrato altri contenuti oggi. Ho ancora il viso un po' arrossato a causa di questo. Però vabbè, ve ne ho parlato nell'altro video. Comunque sono passate un po'. È passato un po' di tempo, insomma. E adesso non mi sento più bruciare forte, sento solo un leggero prurito, però vabbè, andiamo a provare delle novità che ho acquistato nell'ultimo periodo, tra cui la Bright Matte di Beauty Bay, che mi sono avvicinata un pochino, quindi la Bright Matte, questa qui di Beauty Bay con tutte queste colorazioni fantastiche. E poi i pennelli, no, perché li devo ancora lavare. Andiamo a provare l'ombrettino qui di Mesauda e forse anche questo. Adesso vediamo se non viene fuori un patacone. E niente, proviamo il tutto. Allora, vediamo se così, ok, un po' più luminoso. Vado da questa palettina a prendere il color bianco, quello proprio più chiaro in assoluto, questo qui, e lo stendo qua sulla palpebra. Questa palettina è la seconda volta che la utilizzo, sì, e la prima volta mi è piaciuta proprio un sacco per andare a realizzare un make-up look con questa fila qua, oddio, con questa fila qua ho utilizzato questo, questo, questo e questo e anche questo, sono tutti blu, cosa credo che... Cosa? E credo che faremo anche oggi, insomma, questa cosina qui. Vado a prendere poi questo colorino qui. In realtà per la mia piega è abbastanza chiaro, cioè non si vede moltissimo. Lì nel video forse si sta già vedendo, però scusatemi comunque se sì, tutti questi rossori, però... Colpa di quel tonico lì, che abbiamo capito che non fa per noi, cioè non fa proprio per me, vi giuro. Guardate poi il mento com'è rosso, proprio un tonico tremendo per quanto mi riguarda. Adesso o lo userò come struccante tipo sul dorso delle mani, o vedrò poi cosa fare se... Vabbè, ho pagato 1,99 euro. Quindi non è che ci ho speso neanche chissà quanto e vedrò insomma cosa che utilizzo posso farne, altrimenti poi o la darò via o lo butterò, vedremo. Comunque vado con questo colore qua a sfumare un pochino. Non so di preciso cosa voglio fare, quindi mi vedrete un po' indecisa. Poi, lì da voi il tempo com'è? Caldo? Qui molto caldo, devo dire. Questo pennellino no, ragazzi, ho preso in mano questo pennellino qua di Sigma, ma è vecchio, beh, ma neanche tanto, vabbè, sì, ha 6 anni più o meno questo pennello, però è molto rovinato, mi punge un sacco, sento che mi fa male, insomma, quando vado ad usarlo e lo getterò, per cui ho comprato i nuovi pennelli di Nabla. Vado a prendere i pennelli. Devo anche andare a lavare i pennelli perché sono tutti zozzi. Io ho proprio fatto questo video nel momento più ideale, però ne approfitto e poi devo lavare i pennelli e così almeno sono puliti per il viaggio. Allora, questo qui di Neve Cosmetics, un pennello insomma da sfumatura, e vado a prendermi quale dei due, sono indecisa se questo o questo,
Però vado a prendere questo che è più scuro. Ecco, ero indecisa fra questi due, vado a prendere questo. Allora, in cialda spolverano. Ve lo dico che spolverano abbastanza. Mi vado a creare una sfumatura, insomma. Beh, non completamente interna, ma la metto via e poi esternamente, soprattutto qui nella parte finale, ma poi andrò a scurire la zona. Per il resto comunque questa palettina, almeno i blu che ho provato, il bianco, sono dei colori molto validi, pigmentati. Devo dire, si sfumano bene. Però vi posso solo dire i colori che ho provato finora, quindi la riga blu, il bianco, il beigiolino e basta, perché gli altri devo ancora provarli. Vado a concentrarmi anche un po' qui. Tanto vi ho detto, di preciso non so bene cosa fare, quindi andiamo un po' così. Perché non ho preso i pennelli puliti? Perché sono tutti sporchi. Vado a prendere un po' di questo blu, Stormy Night. E anche questo, ragazze, ci avevo detto, più o meno spolverano tutti in cialda. E mi vado solo qui a creare la V finale. Anche se poi non viene fuori una cosa precisa, chi se ne frega, perché tanto poi puliamo, già che la base non l'abbiamo fatta. Vado solo qua. Tanto poi appunto andremo a pulire. Ho cambiato le pile allo specchio, ma si è già scaricato, mannaggia. Non dura niente proprio. Perché questa luce è già tipo la più leggera, nel senso che si stanno scaricando proprio le pile. E vabbè. Devo prendere un nuovo treppiedi, una nuova ring light, perché quella da tavolo che avevo di scena non mi è piaciuta, era molto, cioè si è rotta quasi subito, non ero per niente stabile. Il primo invece che avevo acquistato su Amazon proprio quando ho iniziato a fare video, anche quello si è rotto. E poi è scomodo perché è grande, lo devo sempre spostare, invece voglio una cosa piccola, comoda, che si tira su, si chiude, insomma, così basta. Guardate comunque che bello, cioè si sfumano veramente bene. Poi lasciate stare che io non ho le luci giuste, non ho chissà che risoluzione, però ce lo facciamo andare bene. E questo è già, vedete la bellezza? È bellissimo, se vi piacciono i blu, altrimenti no. Altrimenti mi spiace, ma proprio no. Poi con quest'altro pennellino vado a prendere Pacific Dreams, questo che è un azzurro elettrico tipo stupendo, a parte che è il mio colore preferito proprio, ma è bellissimo, veramente meraviglioso. E lo stendo verso l'esterno, non vado all'interno perché poi andiamo ad applicare quello di Mesauda.
un colore veramente stupendo. Mi spiace solo avere la matita blu di Kiko, ma ragazze, dentro l'occhio io, cioè nell'alimentare non la vado a mettere perché mi fa un prurito terribile e poi non riesco proprio più a struccarla, cioè non, per me quella matita è solo sul palpebra, cioè sulla palpebra, insomma, da usare qua sotto nella rima esterna inferiore, ma proprio parsimonioso, in modo parsimonioso. Dentro la rima ci ho provato, ma mi prude da matti. Sto parlando del matitone, il 59. Vabbè. È là in fondo, vabbè, non ci arriverò mai. Fino là. Vedete com'è? Comunque si applicano e si sfumano bene. Non l'ho detto, mi piace un sacco. Adesso che andremo in ferie, poi andrò da Kiko, Sephora a comprare un po' di matite per gli occhi, che ho solo quella nera. Le altre erano troppo troppo vecchie e le ho buttate via perché altrimenti avrei avuto veramente tante 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 matite, dopo un po', cioè dopo tanti anni le ho cestinate perché non si può, non mi fidavo proprio, già sono super sensibile, figuratevi. Ne dovete applicare un pochino, ovviamente, perché non è che risulta super pigmentato fin da subito. Però. Ok. Questo è. Vedremo come verrà il look senza coso. Senza ciglia finte. Senza coso. Vado a sfumare leggermente, ma proprio delicatamente. Comunque andiamo a pulire, qua sono venuta un po' più avanti, però vabbè. Mettiamo un attimo lì la palettina. E ora ragazze, andiamo con Icarus, il Galactic Shadow 103 Icarus. Almeno credo sia un nome non greco. Sì, è greco, Icarus. Non mi ricordo se non mi ricordo, vabbè. Comunque, guardate la bellezza, ma la bellezza. Io confido in lui, confido ciecamente in lui. In questo ombretto, vediamo, ma... Mannaggia. Vado ad applicarlo direttamente con questo. Boh, proviamo. Wow. Quanto è bello. Quanto è bello. Posso ripeterlo? Quanto è bello. Lo trascino leggermente col pennello per dare quell'effetto un po' più sfumato. Guardate qui, bellissimo. Wow, stupendo. Al momento devo dire che non mi sta dando fastidio, quindi ok, procediamo. No, vabbè, è bellissimo. Ciao.
qualcosa di fenomenale, ma non so se percepite la bellezza. Bravi, Mesauda, bravi, bravi, bravi. Mi avvicino un attimo per vedere bene, no? Ok, lascia tipo dei buchetti, nel senso ci sono alcune zone con dei buchetti. Forse magari avrei dovuto metterci un ombrettino sotto per dare più colore, però semplicemente io riprendo un po' di ombretto e lo stratifico. Non credo che faccia... Dove ho messo il penampo? Faccia troppe pieghe. Me lo porto verso l'esterno, leggermente. No, vabbè, ma vi giuro, è qualcosa di fenomenale. Non vedo l'ora di provare anche gli altri colori. Ciao. Oddio. Io non ho parole, sono veramente scioccata. Stupendo. Non so quando... Cioè, quando sono usciti non mi ricordo, cioè non saprei dirvi la data di uscita di questi prodotti. Mamma mia, ma quanto è bello, me lo metterei pure sulle labbra, su tutta la faccia. Wow, è stupendo. Cioè, guardate qua. È una meraviglia estrema. Sono super orgogliosa di questo prodotto. Wow. Wow, wow, wow. Io vi giuro, non ho parole per la bellezza di questi ombretti. Vado a prendere Bobbing, questo colorino qui, poco, e lo applico qui. Mamma mia, che bello. Ti giuro, continuo a dire che bello, che bello, che bello, lo so, posso essere noiosa, ma è pazzesco. Perché non trovavo degli ombretti così belli da un sacco di tempo. Adesso non so se andare ad applicare anche qua sotto la parte brillantinata. Ostona. Proviamo. Mi applico un pochino sul dorso della mano. Vado a prelevarlo col pennello, ma proprio poco. E me lo porto qua. No, non si nota. È rimasto ombretto. Però Angie, sei scemo, che hai già fatto la parte sotto. Ma devi andare a mettere ancora il correttore. Vabbè. Wow. Bellissimo. Non andremo ad utilizzare questo, ma ragazzi, top. Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, con il make-up terminato. Allora, bellissimo, bellissimo. Devo dire, questo ombretto è meraviglioso, soltanto che ho già notato fa un po' di grumetti, però ne ho applicato anch'io una dose doppia. Adesso devo studiarlo bene, magari applicare sotto un ombretto in polvere, poi applicare prima sopra questo,
Però, ecco, come prima impressione, cioè, aspettate che mi copro le labbra perché ho messo questo rossetto, ma non ci sta benissimo, nel senso, non lo so, vedete? Cioè, il make-up occhi è pazzesco, guardate qui la bellezza proprio, è bellissimo, veramente è pazzesco, troppo, troppo felice, troppo. Ah, ma ho la matita di We Makeup, quella verde, perché qui avevo provato a mettere la Cupid's Arrow di Nabla, però non bastava tantissimo, quindi ho fatto solo tic e poi basta. E magari provo a mettere quella verde. Allora, ho messo la matita verde. Non dura praticamente niente, è già andata via. Mannaggia me. Non dura niente, già proprio. Qui c'è ancora un pochino, ma qui vedete qua è già andata via tutta quasi. Peccato, altra matita che non va bene per la rima interna, mannaggia a me. Scusate questo cambio di luci, ma fuori c'è il sole, poi tornano le nuvole e non si capisce niente già. Ecco, vedete, adesso sono tipo più scura. E vabbè, comunque, questo appunto è il make-up. L'ombretto è bellissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!